nascuno frovato sparo, riesce a riuno cavo camar. Si ta nascuno sotterra narra, si come un'ombra cavo scompara. Si ta nascuno senza parola, tu quando parla non fai rumore. Un'opera teatrale per raccontare un volto meno conosciuto di Napoli, quello del disagio e delle inquietudini dei ragazzi della piccola borghesia, sospesi fra ambizioni smodate e un quotidiano faticoso. Al Teatro Augusteo sarà in scena Pascià, spettacolo di Peppe Lanzetta, con le musiche di Antonello Cascone e Leonardo Barbareschi e le canzoni di Federico Salvatore. È come se per noi mancasse sole e fosse sempre una nottata scura. Sì che la caveriamo sotto sole è una città che cambia da paura. Droga, camorra, fama, cattiveria. Non è cagnata niente, onne tua, se io solo farei tanta miseria che la nottata ancora da passare. Quella città che Pasolini descrisse come avamposto dell'Occidente, immune dal veleno del consumismo, oggi somiglia un po' di più alle altre metropoli del mondo, con le speranze di felicità affidate al gratta e vinci e un futuro velato di incertezza. Perciò l'opera si chiude, parafrasando Eduardo, con l'invito a non aspettare stancamente che la nottata passi. Pascià racconta la storia di questa città, la disoccupazione, la crisi, i cinesi, la dignità, la voglia di riscatto. Pascià è lo sguardo che 20 anni fa io avevo puntato sulle periferie e oggi è diventato lo sguardo della città nel suo insieme. Ed è anche uno sguardo non solo sulla città di Napoli, ma su quello che potrebbe essere l'arancia meccanica italiana, diciamo così. In accordo col Comune di Napoli, i giovani fino a 30 anni avranno diritto a un biglietto speciale a 10 euro. Pascià è molto di più di uno spettacolo, quindi non soltanto un appuntamento artistico e culturale di altissimo livello, ma anche la volontà insieme del Comune di Napoli e della produzione di portare a teatro il numero maggiore di ragazzi possibili. È un passaggio formativo, il teatro, credo, di grandissima importanza, sia nel praticarlo che nel partecipare agli spettacoli. E poi vi sono autori e protagonisti che in qualche modo sono molto legati al disagio giovanile che è in tanta parte della nostra città, ma direi nelle periferie del mondo, e quindi questo è anche interrogarsi su certi meccanismi e modi di andare della globalizzazione della sua crisi, che in particolare in un autore come Peppe Lanzetta sono davvero tali da raggiungere dei vertici poetici assoluti.